Reni Bianchi e non solo, l'appuntamento con l'Unitalsi torna a farvi compagnia anche questa settimana. Oggi vi racconteremo delle storie, tutte diverse ma con un unico eh, denominatore in comune, l'amore per la famiglia, per la vita e per il Signore. Do il benvenuto nei nostri studi a Rosaria Duraccio, ciao Rosaria, ciao. benvenuta. Insieme a te c'è tuo marito Pasquale e i tuoi figli Mauro e Teresa. Ciao, Ciao, benvenuti. Così come do il benvenuto ai nostri amici volontari dell'Unitalsi. Ciao ragazzi Ciao. e benvenuti. Allora, Rosaria, una storia una, una coppia che nasce durante un pellegrinaggio verso Lourdes su verso un treno Lourdes. bianco. Infatti è nata nel 99. Io partivo per un viaggio per il nazionale, anche lui ci siamo incontrati, uh, ci siamo conosciuti e da lì poi è nata un'amicizia e in seguito l'amicizia è diventata amore e poi la famiglia. Quella è stata la prima volta che eh, ti recavi a Lourdes quando hai conosciuto Pasquale? La temo. prima volta da adulta perché ci sono stata da piccola, ci sono stata in adolescenza e poi ho avuto questo desiderio di tornare nuovamente. Torni spesso a Lourdes? Adesso sì, dopo l'incontro con mio marito sì, torniamo spesso, torniamo ogni anno fin quando sarà possibile anche con Mauro e, e Teresa. Prima di tutto loro, io non, uh, non immaginerei un viaggio, senza, un viaggio a Lourdes senza di loro, non, non ne troverei il senso. Una voglia uh, molto forte, un desiderio di creare uh, una famiglia, di avere una famiglia. Um, il primo, la prima gravidanza, quella uh, di Mauro, ti era stata fortemente sconsigliata dai, dai medici? Sì, da sempre. Mm non mi hanno mai dato una certezza, una, una cosa certa di che tutto andasse bene, per cui io non avevo mai pensato alla possibilità di, di avere figli. E poi invece con Pasquale ovviamente, cioè quando entra in gioco l'amore è normale che ti viene anche... Eh, cioè, ti spin, cerchi di, di, di capire fin dove puoi arrivare, e così ci abbiamo provato. È andata bene. <ride> Hai una bella famiglia solida alle spalle che, che ti sostiene, certo, e che, e che ami profondamente. E, una data: 25 febbraio del 2006, giorno del vostro matrimonio. Il nostro matrimonio, sì. Insieme, a Rosaria, vogliamo rivivere pochi secondi di certo. quella giornata straordinaria. Pasquale, accolgo te Rosaria come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e ononarti tutti i giorni della mia vita. Io Rosaria, accolgo te Pasquale, come mio sposo, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia, nel colore, nella salute e nella malattia, è il diamante onorato di tutti i giorni della mia vita. Rivedere queste immagini, Rosaria, che cosa ti suscita? Emozioni, emozioni fortissime perché. Credo che sia il desiderio di ogni donna indossare l'abito bianco, entrare in chiesa accompagnata dal proprio papà e rendere felici i tuoi genitori che uh, ovviamente investono su, cioè hanno delle aspettative. E infatti la cosa più bella è quella uh, che mi ha accompagnato papà e quindi vivere tutta l'emozione. Di, del matrimonio. Beh, non è stato un punto di arrivo, ma un punto di partenza, un punto di partenza perché perché sicuramente. Da lì poi comincia Anche tutto la vita Anche se c'era già Mauro, però uh -huh. era il punto di partenza, cioè il punto in cui dici "Ora siamo una famiglia e quindi uh, dobbiamo benedirla questa famiglia e portarla avanti". Vieni Teresa, vieni, vieni vicino a me. Allora, e poi Uh, hai, avete deciso insieme con Pasquale uh, che um, Mauro non poteva rimanere figlio unico, ci voleva il rinforzo, che <ride> e contro quindi, ogni parere medico. Contro ogni parere medico infatti, però um, l'esperienza del primo bambino mi ha dato coraggio, cioè dopo aver vissuto sapevo di potercela fare nuovamente e quindi non ho esitato a... A, insomma, a provarci con Teresa Teresa che ha avuto qualche problema alla nascita sì mh, purtroppo sì ha avuto un problema avuto un volvo intestinale per cui è appena nata è stata operata di urgenza e però poi ringraziando appunto la Madonna è andato tutto bene e adesso è qui ed è sana e mm. forte e all'argento vivo, all'argento vivo, addosso, <ride> infatti. Pasquale, eh, è vero che facevi la spola tra eh, Rosaria e la piccola Teresa che era in incubatrice per tenerle la mano? Sì, la mattina partivo da Scia e andavo verso Roma all'ospedale Bambin Gesù per vedere la piccola Teresa. E questo è durato per due mesi a casa c'era Mauro e Rosaria che mi aspettavano, eh, però c'era Teresa che, che aveva, aveva bisogno, bisogno eh, del, suo di, papà. del suo papà. <ride> Mauro torni al piccolo Mauro, anche una domanda. Tu vai spesso a Lourdes, vero accompagni mamma e papà. Ecco, che cosa chiedi alla Madonna quando vai davanti alla grotta? Chiedo che mamma sia bene e per te non chiedi nulla? Qualche volta. <ride> Una preghiera alla Madonna gliela ah. rivolgi. Ecco, a Teresa magari glielo chiediamo dopo che cosa chiede alla Madonna. Andare con loro a all'Urd e spiegare anche a loro che cos'è l'unitalsi. Lo hai fatto? Lo fai, loro ti chiedono? Lo faccio, ecco, sì. Ma soprattutto Mauro lo vive già, lo vive da sempre. Uh, Mauro... Mh, anche se può sembrare forse una forzatura, però a nove mesi ha avuto la sua prima giacca, <ride> la giacchetta del barilliere. Gliela Gliel'abbiamo rifatta nuovamente quando quella è andata un po' troppo piccola, e poi, adesso, che è in un'età più consapevole, ho deciso di non rifagliela più. E quando sarà il momento deciderà lui se vuole fare questa scelta, io accompagnerò, lo accompagnerò, lo sosterrò in questa decisione, altrimenti, ma credo che sia sulla buona strada <ride> per diventare Perché, un perché andiamo a Lourdes, a volte anche nonostante oh, magari economicamente non sia sempre possibile andare in quattro, però forziamo questa cosa perché so che a lui piace tanto. È un momento imprescindibile da trascorrere con la famiglia, il pellegrinaggio all'Urda, andare davanti alla grotta sì. e pregare la Madonna. Ti dicevo prima: non avrebbe senso andare lì, andare sotto la grotta, passare e non avere loro con me. Perché poi, se prima andavo per chiedere, per chiedere, non ho mai chiesto sinceramente, però almeno per sentire quel senso di pace anche dopo che ho conosciuto mio marito, adesso vado per chiedere che faccia, cioè che, che dia un bel futuro a loro, che, che faccia stare bene loro e, e che è mi dia la forza di crescerli e di sostenerli e di stargli accanto fino, insomma, fino a che saranno autonomi e prenderanno la loro via. Avete superato tanti pregiudizi, affrontato tanti pregiudizi, ma trovato anche tanta solidarietà nelle persone che avete incontrato nel sì, vostro cammino. Sì, una volta che hanno capito e compreso il, il nostro sentimento e soprattutto la nostra mh, determinazione nel voler fare questo, poi hanno capito tutti che era qualcosa di, di, di vero, di forte, ma soprattutto. Um, ecco, mandato, cioè voluto, voluto dalla Madonna stessa. Rosalia, in conclusione, che cosa ti senti di dire alle famiglie eh, che sono in difficoltà, magari anche a tante famiglie giovani che ehm, non credono nel matrimonio, non credono nella famiglia? Posso dire che. Dal mio punto di vista è veramente la realizzazione in pieno di, di una persona, di un uomo e di una donna. Nella famiglia ti completi, nell'essere nell mamma, nell'essere papà, uh, nell'essere moglie e quindi anche nell'essere marito, ti completi e questo comunque non preclude tutto il resto, non, uh, non ti chiude tutto il resto. E poi la gioia di vedere tua figlia o tuo figlio che ti chiama mamma, eh, che dipende da te, è, è immensa. Allora, Teresa, vuoi andare a prendere il microfono, così dice anche tu, rivolgi anche tu un saluto ai nostri telespettatori? Ecco, vai a prendere il microfono da Mauro. Intanto ringrazio. Rosaria Duraccio per essere stata con grazie noi per te. la sua bella storia. Grazie Pasquale, grazie Mauro, tutti gli amici dell'Unitalsi. Vuoi fare anche tu un saluto agli amici che ci stanno guardando È lì in camera? Saluta a tutti e saluti gli amici dell'Unitalsi. Ciao Unitalsi. Eh? È come se lo avessi detto. Ciao Unitalsi! E noi ehm, vogliamo condividere con voi delle immagini che arrivano dalla grotta di Lourdes, immagini di fede e di preghiera. Bernadette per mettere sulle tue orme i miei passi troppo esitanti. Per favore Bernardette, prestami i tuoi zoccoli. Sono per me simbolo di buonsenso che di povertà e di semplicità. Tu sai bene che tutto ciò mi manca. Per favore Bernardette, prestami i tuoi zoccoli. Tu andrai a raccogliere la legna per il fuoco che riunisce gli uomini di riconforta, affinché anch'io possa riscaldare coloro che cercano Ora il silenzio o la parola, ora il sorriso o il sostentamento. Per favore Bernadette, prestami i tuoi zoccoli. E se sono troppo piccoli, che mi rendano modesta, che io possa avanzare con la consapevolezza dei miei limiti, a, passi, a piccoli passi, cadendo e rialzandomi. Per favore Bernadette, prestami i tuoi zoccoli, per andare verso Maria con maggior fiducia. Per scoprire l'acqua viva offerta agli assetati, per andare verso la mensa del Padre della Grazia. Per favore, Bernadette, prestami i tuoi zoccoli, per salire verso il Padre che mi attende e mi ama, per entrare nella festa fin dall'inizio del cammino, dopo aver camminato, portando le mie gioie e le mie pene, sempre chiedendoti di darmi la mano. Per favore, Bernadette, prestami i tuoi zoccoli. Storia di guarigione dell'anima e del cuore e la sua protagonista, Rita Coruzzi. Ciao Rita e benvenuta. Ciao a te e grazie di avermi invitato. Saluto gli amici volontari dell'Unitalsi, Ciao ragazzi, buongiorno. E i tuoi genitori Marta e Mauro, buongiorno. buongiorno. Allora, sei sulla sedia a rotelle dall'età di 10 anni a causa di un intervento chirurgico sbagliato. In quel momento qualcosa cambia nella tua vita, perdi eh, la fede che fino a quel momento avevi avuto anche molto forte, perdi fiducia eh, nel Signore, tu stessa hai detto eh, di essere troppo arrabbiata per ascoltarlo, ti eri affidata completamente a Lui, avevi pregato tanto anche per questo intervento, invece lì qualcosa si è rotto. Esatto, esatto, e, è stato lì che è avvenuta la mia rottura con Dio. Perché in lui avevo riposto la massima fiducia. E credevo che mi avrebbe solo fatto del bene e mai del male, l'avevo pregato anche nel periodo dopo l'intervento, la convalescenza, la riabilitazione. E quindi nella mia, la mia mente, cioè non, non mi era mai esplorata l'idea che l'intervento potesse andare male, mai e quando è successo è stato proprio la fine per me credevo fosse la fine i medici ti dissero e cito le tue testuali parole non patirai dolore l'intervento durerà solo mezz'ora e non porterai il gesso così invece non è stato quindi avevi tutti gli elementi per essere arrabbiata per aver perso la fiducia nel signore poi che cosa è successo è successo che un sacerdote eh, mio insegnante di religione del, del liceo, mi ha riportato sulla retta via, facendomi due domande che mi hanno sconvolto, eh, una domanda in particolare, e poi un invito. La, la domanda è stata, Rita, da quant'è che non guardi negli occhi una persona? E l'invito è stato, vieni a Lulcom. E tu che cosa hai risposto questa, a queste due domande? Ecco. Non ho risposto a nessuna delle eh. due domande. La prima, perché stavo per rispondere, lui mi ha bloccato e ha detto no, non mi rispondere perché la risposta appartiene solo a te. E vieni a lui con me, non l'ho risposto perché lui se n'è andato via. Era già finita la lezione, era venuto dopo che ha suonato la campanella, ha preso la sua valigetta e se n'è andato via. Eita, nonostante questa, uh, questa crisi, uh, comunque hai continuato a frequentare l'ora di religione ancora. Sì, perché non lo so neanche io. Forse perché, come mi hanno fatto poi notare eh, amici e eh, persone, credevo ancora in lui, anche se io non lo sentivo. Perché mi hanno fatto notare se ti eri arrabbiata così tanto con lui è proprio perché credevi in lui credevi tanto in lui. E quindi hai accettato l'invito di Don Claudio ad andare con lui all'Urbe? Sì, l'ho accettato, anche spronata da mia madre e mia nonna. E quando sono andata a all'Urbe mi sono trovata catapultata in una realtà che credevo non esistesse. Mi sono trovata catapultata nella realtà dell'unitarsi, sì, a cui io devo tutto e mi fa piacere vedere... Qui nello studio oggi tanti volontari, giovani perché di giovani ce n'è bisogno, perché sono loro i prossimi, il futuro, quelli che possono anche fare la differenza per accolciare le distanze fra eh, mondo dei disabili e, e mondo dei cosiddetti non modotati. Dunque, arrivata a Lourdes, o meglio, sei arrivata a Lourdes con quali sentimenti? Che cosa avresti chiesto alla Madonna in, davanti alla grotta di Massa Dunque, io sono andata a Lourdes. Diciamo un po' scettica perché non uh -huh. credevo di, che cambiasse molto della mia vita. Io sono andata chiedendo la guarigione fisica, questo non lo posso negare, perché dicevo magari faccio il bagno nelle piscine e puntini, puntini. Però mi ho anche detto, se non succede, chiedo a Maria perché. Chiedo a Maria come mai, se c'è un progetto, se c'è qualcosa. Insomma, se tutto questo casino, questo pasticcio, l'intervento sbagliato, così, ha un senso. Perché io un senso non lo trovo, ma io sono umana, Maria no, è umana ma è anche divina. Quindi, Hai fatto il bagno nelle piscine, ho a fatto il bagno nelle piscine. Il miracolo, come puoi vedere, non è avvenuto, e allora ho chiesto. Sono andata davanti alla grotta di Massabielle e ho chiesto a Maria cosa significasse tutto questo, perché la carrozzina, perché tutte queste prove, perché proprio a me, e se c'era un progetto cosa dovevo fare della mia vita sulla carrozzina. Avevi bisogno di mh, un senso per vederti esatto. la mattina, qualcosa esatto. che ti facesse aprire gli occhi e dire beh questa, questa è una giornata da vivere. Esatto, esatto. Avevo bisogno di uno scopo perché io lo scopo l'avevo perso. Perché se da 0 a 10 anni per me il mio unico scopo era stato: mi alzo perché devo fare la fisioterapia e camminare per migliorarmi, camminare e diventare autonoma. Qua dopo l'intervento io non avevo più uno scopo perché cosa mi alzavo la mattina? Lo facevo ma come un automa. Quindi alla Madonna di Lourdes hai chiesto questo: perché? Ma esatto. con quale tono gliel'hai chiesto? Arrabbiato di sfida come Tomassi. Che tessuali parole le hai rivolto? Lo hai rivolto e adesso cosa vuoi da me? Io sono arrivata fin qui, all'oltre, perché ancora credo in qualcosa, nonostante mi sia sforzato in tutti questi anni di non credere più, ma se sono qui vuol dire che nonostante tutto ancora in qualcosa credo, ma tu mi devi dare le risposte perché altrimenti io non vivo più, perché io non, non ci sto capendo più niente in tutto quello che mi è capitato. E lì in quel momento qualcosa è Quindi, cambiato, con il cuore hai sentito una voce. Sì, perché ho detto l'ultimo grido che ho fatto interiormente ovviamente, è stato tu sei la madre, non puoi rimanere sola alle preghiere di una figlia, salvami, salvami, salvami. E lì, dentro di me, si è sbloccato qualcosa e ho sentito che, nel mio cuore appunto, una voce dolce di madre che mi ha detto, ce ne hai messo di tempo ad arrivare, adesso sei qui. Non è vero che ci hai persi, perché io le avevo anche detto, o per, sto perdendo te, sto perdendo Dio, sto perdendo tutto perché erano anni che io non pregavo, non volevo più avere niente a che fare con la Chiesa, con i sacerdoti perché mi sentivo tradita da tutto quello che in qualche modo rappresentava Dio e Gesù. Non è vero che ci hai persi perché noi siamo sempre stati qui ad aspettare che tu arrivassi. Adesso ci sei, mi hai chiesto delle risposte e io te le do. Cosa devi fare della tua vita? Testimonia e converso. Che io ho detto, testimonia, ma sei impazzita? Sono son mica San Pietro, sono mica San Paolo, sono mica San Giovanni, sono mica la, un apostolo che testimoniavano la vita con Gesù. Non hai capito. Testimonia quanto, quanto può essere bella la vita se vissuta con Cristo vicino anche nella sofferenza. Perché tu non ci credi, ma la vita può essere meravigliosa. Anche vissuti in una condizione di disagio, di sofferenza, però si è vissuta nell'ottica della fede, di, di Cristo con te, Testimonia questo. E converti, che ho detto: Ma sei proprio ancora più matta di quanto pensavo, perché sono mica, son mica il Papa, sono mica un cardinale, un vescovo, un prete, perché alla fede convertono i sacerdoti, non certo i Leci. Ho detto: Leere. Lei mi ha risposto, non ti sto chiedendo di convertire alla fede, ti sto chiedendo di convertire tutte le persone che incontri sul tuo cammino all'accettazione della sofferenza, perché come esseri umani la sofferenza fa parte della vita in questa vita terrena. Quindi chi più chi meno, io spero che nessuno passi quello che ho passato io, perché intendiamoci, però... Ci sarà sempre per noi un motivo di sofferenza, un progetto che non va a buon fine, una litigata con un amico, una persona che ti delude e questo ti fa soffrire e ti mette anche magari in crisi, in discussione con te stessa. Allora ci sono due possibilità, o si vive come avevo vissuto io per quattro anni prima di andare a LU, a sbattere la testa contro il muro e nel buio e non, e non si arriva a niente. Se non dall'autodistruzione, oppure si fa questo ragionamento molto più faticoso ma più costruttivo. Sono in questa situazione, mi è capitata questa cosa, no, non sono contenta perché non mi piace. Non dico che va bene perché non va bene, ma cosa posso fare per viverla in un'ottica di fede? E lì eh, è avvenuto il miracolo la guarigione del cuore e dell'anima. Tornata a casa, atterrata a Bologna. Ah, atterrata a Bologna, il, mia madre, come, ave, come ho già detto, era venuta con me, che mi aveva accompagnato, Atterr appena atterrata l'ho guardata perché eravamo ovviamente sedute vicino e ho detto mamma sono guarita, che chiunque altro avrebbe detto ma cosa dici? Perché avevo ancora la carotina ovviamente. Lei mi ha guardata e mi ha detto lo so. Perché aveva visto il mio cambiamento interiore probabilmente. Sicuramente ti sarei chiesta dove era, <coughs> dov era Dio, dove era eh, Gesù. Gesù? Sì, sì, perché ho detto dov'è Gesù? Che non l'ho. L'ho perso. Anche per il fatto di essermi così tanto arrabbiata con lui, era comprensibilissimo, perché proprio l'avevo trattato, avevo detto tu sei ingiusto, Se ha le crudeli, insomma, gliene avevo dette di tutte e di più. Quindi era comprensibile che lui si fosse allontanato da me. E, ma, lei, ma questa voce mi ha detto: sempre a all davanti alla grotta: Gesù non è vero che l'hai perso. Abbassa lo sguardo che lo vedi, abbassa lo sguardo e lo vedi, abbassa lo sguardo. Io ho abbassato lo sguardo e ho visto la carrozzina perché non c'era altro. È stata allora che ho capito che mi sono resa conto che Gesù. È la carrozzina. Gesù su, era sulla carrozzina. Io per tutto quel tempo ero stata sulle sue ginocchia e non me ne ero mai accorta, anzi, appunto, l'avevo accusato di avermi abbandonato nel modo più vile, più meschino, in cui si poteva abbandonare una persona, invece lui mi aveva preso in braccio, abbracciato e non me ne ero mai accolta. Rita, tu mh, hai frequentato il liceo classico, sì. hai una laurea in giornalismo, mm -hmm. sei una scrittrice. Mm -hmm. Abbiamo su questo tavolino alcuni delle, dei tuoi figli, delle tue creature. Sì. Il mio sì. amico Carol, La morte non esiste, eh, che è scritto a quattro mani con Pippo Franco. Grazie alla Vita con Magdi Cristiano Allam, tutti editi eh, dalla PM. Sì. E il libro eh, uscito da poco è L'Unitarzi mi ha cambiato la vita. Esatto. Ecco, perché l'Unitarsi ti ha cambiato la vita? Perché e incontrando l'unitarsi, proprio l'unitarsi mi ha restituito dignità. Mi ha restituito la dignità perché la prima realtà con cui mi sono scontrata appena scesa dall'Aereo, arrivata LUL, è stata quella dell'unitarsi. Io prima ero sempre stata considerata da quando ero venuta sulla carrozzina, la ragazza disabile, la ragazza con la carrozzina rossa e gialla la ragazza con dei problemi fisici, insomma, la ragazza disabile. Io ero la disabile, ma è un appellativo comune usato da tanti. Invece all'Ulde l'unità si diceva, oh bene, benvenuta all'Ulde, Rita, perché guardavano il nome sul mio cartellino di riconoscimento e mi chiamavano Rita. Beh, io mi ero quasi dimenticata come mi chiamavo, perché nessuno ormai mi chiamava più Rita. Questo è uno dei tuoi libri, un volo di farfalla come la fede mi ha ridato il sorriso, sempre esatto. edito da PM. Io vorrei per salutarci leggere la conclusione del, del tuo libro. È un po' lunga, però eh, lo facciamo lo stesso. Perché voglio restare sulla carrozzina? Non più devo restare, ma voglio. Se un giorno il Signore venisse da me e dicesse Rita, sono soddisfatto di te. In questa condizione hai fatto tutto quello che dovevi, hai incontrato tante persone, le hai aiutate, loro hanno aiutato te. Adesso posso farti... Posso anche farti camminare, se tu lo desideri, perché la tua esperienza può considerarsi conclusa, ma stai attenta. Se camminerai, inevitabilmente diventerai un'altra persona, per il semplice fatto che non farai più le stesse esperienze, non imparerai più le stesse cose, perché ogni persona è quello che è grazie anche alle scelte che ha fatto, alla vita che ha condotto e se tu rinunci alla carrozzina, probabilmente non avrai più lo stesso tipo di vita e dovrai rinunciare ad essere così vicino a me, a vedere il mondo come Ogni giorno a non dare niente per scontato nella vita. Ora che sai tutto questo, vuoi camminare? Risponderei decisamente: Signore, se questo è il prezzo, no. Io rimango sulla carrozzina, con la mia sofferenza, ma una vita piena di ricchezza, una vita che mi dà felicità, molta più di quella che probabilmente avrei come persona sana, ma soprattutto resto con te nella sofferenza. Il mio cammino mi ha portato a questo, questa è la mia scelta, di vedere te nel mio corpo e di non desiderare altro che non sia te sulla croce, con me vicino, mio Signore e mio Dio. Grazie Rita per la tua bella testimonianza, grazie per averci insegnato eh, tutto quello che, che poi ecco, riporti nei tuoi scritti, quello che è la tua vita. Grazie per averla voluta condividere con noi e con coloro che ci seguono. Grazie. grazie Grazie agli amici dell'Unitalsi, grazie ai volontari, grazie ai tuoi genitori Mauro e Marta. Treni Bianchi e non solo termina qui. Grazie a voi tutti per l'attenzione. Alla prossima settimana.